tu non devi più dormire. E va bene, io non te lo racconto. Peggio per te. Resta pure nella tua ignoranza. Eri tutta nuda, eh? No. Ah, meno male. Eri tu tutto nudo. Io? Ecco, lo vedi? Bisogna che ti spieghi una volta per tutte cosa vuol dire nudo. Lo so, cioè credo di saperlo. La nudità è segno di purezza. Purezza? Che ci voleva capire? Liberazione da tutte le scorie, ingenuità, candore. Questo è nudo. Capisco benissimo. Ma come fai a capirlo tu? Tu sei nato che eri col cappotto. Era inverno. Ma che inverno? Era gennaio. Non lo vuoi sapere perché tu sei sempre vestito? Perché sei sporco dentro. E nudo invece è pulito. E tu mi devi spiegare perché ti fa tanto effetto. Avanti, facciamo un esempio. Sì, facciamo così. Concentrati. Sì. E dimmi le tue reazioni. Sì. Allora, tu sei al cinema. Sì. Filmetto un po'. No, un giallo. A me piace il giallo. Ma il film non c'entra. Ma dato che sono qui, non lo chiedo. Insomma, non importa. Vabbè, ma giù. Oh. Arriva un signore. Sì. Anziano. Si siede vicino a te. Tutto nudo. Anziano. Calmo, tutto nudo, la sigaretta in bocca, tranquillo. Ma la sigaretta c'è no, qualcosa? No, lascia perdere. Al cinema non si fuma. Insomma, lì c'è un uomo nudo. Tu cosa fai? Guardo il film. Eh no, lo vedi che sei malato? Ma beh, già lo mi piace. No, ma lascia perdere il film, scusa, Lì c'è un uomo nudo. Tu cosa vedi? Niente, riguardo il film. Ecco, lo sapevo, io sei uno squilibrato davanti alla naturalezza, alla spontaneità del signore qua. Tu guardi il film. Veramente sono venuto qui apposta. Sì, va bene, d'accordo, ma come lo guardi? Con tutti e due gli occhi. Vigliacco, perché hai paura di abbassarli, Pensi subito male, sei corrotto, lo vedi che sei malato? Eh sì, è vero, ma cosa dovrei fare? Spogliarti. Ma come sono malato mi devo anche spogliare. No, non trovare scuse, Mi sai spiegare perché tu non ti spogli mai? Al cinema. No, ora, adesso, subito, qua, dai. Non mi viene in mente. Bugiardo. Giuro, non ci penso. Ah, già, tu ce n'hai altri di problemi, eh?